Bella gente, bentornati sul canale e benvenuti in questa nuova avventura. Sto già camminando da un po' sul il sentiero che mi porterà al bivacco Due Aceri sul Monte Pizzoccolo. Ho parcheggiato la macchina a Sanico, un piccolissimo paese che si raggiunge da Toscolano Maderno, qui sul Garda. Oggi sono in solitaria, la giornata è fantastica ed è molto limpido, quindi sono curioso di vedere da in cima al Monte Pizzoccolo la visuale su tutto il lago di Garda. La camminata l'ho trovata davvero impegnativa poiché presenta 1200 metri di dislivello su un percorso di 7,5 km. Io l'ho sofferta un po' di più la camminata perché due giorni fa ho fatto Padova-Venezia a piedi. Infatti quando mi sono venuti a prendere i miei amici la sera in stazione ero veramente a pezzi. Quindi avevo le gambe che non giravano benissimo, però comunque in 2 ore e mezza sono arrivato su. Ho già mangiato, mi sono cambiato e adesso vi faccio vedere l'interno del bivacco. Bivacco tour, questo è il bivacco, come vedete è in pietra e la parete in fondo praticamente è la montagna. È veramente tenuto alla perfezione, molto rustico, mi piace. Ha questi due grossi tavoloni, ovviamente non può mancare il diario del bivacco. Qui c'è anche il camino, qua ci sono un po' di cianfrusaglie, del giornale, delle ciabatte. Di qua c'è anche una moka, un po' di sale, dell'olio, sale grosso, sale fino. C'è anche la cassetta di infermeria. Ci sono anche delle mappe del Garda, quello è il logo Ironman, questo qui in rosso. Poi anche qui, se volete, potete lasciare un'offerta. Poi per questa scala si sale. Questo è il soppalco, può ospitare 4 persone. Ed ecco, questo qui è il bivacco. Questo è come si presenta il bivacco dall'esterno. Fuori ci sono questi 3 tavoloni con, direi, un'ottima vista. C'è anche la stazione meteorologica. Continuando per la strada che c'è davanti al bivacco, si arriva a questa specie di ricordo ai caduti di tutte le guerre della montagna. Anche qui c'è un tavolo. Qui trovate anche questi mirini che vi indicano le montagne, che se siete come me che non riuscite mai a distinguerle e non le conoscete, ve le mostra. Ad esempio, guardando qua, Monte Rosa. Poi, andando di qua, c'è la bandiera dell'Italia con quella dell'Unione Europea, con la rosa dei venti, molto carina. Però ci rendiamo conto di dove siamo. Qua si vede tutto il lago di Garda. Oggi ho deciso di salire da solo perché avevo bisogno di ritagliarmi un po' di tempo per me stesso, per stare qui in silenzio tra le montagne e cercare di analizzare un po' la mia persona e un po' fare il punto della situazione su progetti futuri e quello che sto vivendo nel presente. Credo che sia importantissimo potersi ricavare dei piccoli momenti per un po' staccare da tutto e stare in silenzio e pensare, meditare. Purtroppo i ritmi elevati di ogni giorno, gli impegni, la quotidianità a volte oscurano un po' tutti quei valori che veramente hanno significato. Quindi secondo me godere di questi posti fantastici in silenzio ti fa crescere moltissimo come persona. Quindi adesso mi piacerebbe dedicarvi un po' di tempo anche per voi e le riprese di questo posto. Thank you.
adesso volevo dare un po' una letta a quello che scrivono le persone. Ad esempio qua, escursione di controllo al bivacco post capodanno. Ieri ho deciso di staccare e partire all'avventura. Alle 7 di sera, dopo aver risalito la cresta est, siamo approdati qui. Un luogo caldo e confortevole. Grazie, amici del Monte Pizzoccolo. Bivacco e panorama stupendi. Sempre un piacere stare qui, viviamo di natura, senza pensieri e meditando ad ogni passo. Che perla, qui puoi andare dappertutto ma non ti allontani da quel che hai dentro. Questa sera rimango leggero, mi faccio una semplice zuppa e con me c'è anche Gian from Slovenia. Ci siamo accordati che ci sveglieremo alle 4:30 per andare a vedere l'alba. Comunque fuori la temperatura è calata veramente tantissimo. Per fortuna non tira neanche troppo vento, perché sennò si starebbe malissimo. C'è stata un'escursione termica assurda, perché oggi sono stato tutto il pomeriggio fuori con la maglietta a mezze maniche, e adesso uscire se non hai maglia termica, pile e giacca non ce la fai. Allora Gianna ha comprato questo bracciale da Murano per sua amorosa. L'altro giorno a Venezia, tra l'altro, che c'ero anch'io. Prima c'era un altro ragazzo che ha fatto della legna e si è messo a cucinare delle salsicce e della carne, e dopo è dovuto scendere perché doveva trovarsi con l'amoroso. Fuori ci sono tantissime stelle e il panorama è veramente ottimo, si vedono tutte le luci della città accese, quindi adesso potrei fare un po' di foto. Inizia una nuova giornata qui al bivacco Due Aceri. Io ho dormito sul soppalco mentre Jan ha dormito davanti al fuoco perché non aveva il sacco a pelo pesante. Se decidete di dormire qua, portatevi lo stuino oppure dei materassini, perché non ci sono. Un'altra cosa che vi consiglio di portare su è l'acqua, perché qui non ce n'è, e dentro il bivacco c'è anche un foglio che dice che se ne avanzate potete pure lasciarla, dato che è un bene prezioso. Mi sembra scontato ricordarlo, ma lo dico lo stesso. Ricordatevi di tenere pulito e lasciare tutto alla perfezione. C'è un cartello fuori, ce ne sono altri tre dentro che ricordano insomma di mantenere il posto un po' migliore di come l'abbiamo lasciato. Alba vista, colazione fatta, oggi il cielo è un po' coperto. Adesso sistemo lo zaino e sono pronto per tornare alla macchina. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo come al solito sabato prossimo qui con un nuovo video sul canale. Ciao ragazzi!